Lello Arena, Claudio Bisio, Lunetta Savino, Veronica Pivetti, ancora Tullio De Piscopo e Irene Grandi. Sono alcuni dei protagonisti della stagione 2022-2023 del Teatro del Popolo di Castel Fiorentino. Il programma, che unisce generi diversi, prenderà il via a novembre. Noi consideriamo quest'anno il primo, senza le limitazioni che il Covid ci aveva imposto, la vera ripartenza. Ed è proprio per questo che quando siamo andati a comporre la nostra stagione l'abbiamo colta come una sfida che ci veniva dettata da tutte le difficoltà che oggi stiamo vivendo, una situazione complessa per tutti noi sotto tanti punti di vista. Ma proprio per questo abbiamo voluto, come si dice, buttare il cuore oltre l'ostacolo e far sì che questa stagione fosse una stagione accattivante, ricca di tanti eventi importanti per far sì che il nostro pubblico potesse tornare a vivere il teatro senza condizionamenti, cogliendo tutte quelle belle emozioni, a ritrovare la piacevolezza della socialità, dello stare insieme e del condividere cose belle. Per noi è sempre un piacere partire con una nuova stagione, soprattutto, come sapete, in un momento in cui ancora è fresco il ricordo in cui si è interrotto l'attività di tutti i teatri e di tante attività della cultura in Italia. Anche questa stagione, come le precedenti, sono all'insegna di un rinnovamento importante del palinsesto, di una grande attenzione a nomi che possono portare, diciamo, il mondo della cultura di Castel Fiorentino sugli scenari di tutta Italia e che ci presentano loro produzioni davvero di grande qualità e grande valore. È una grande regione, una regione che tiene tantissimo alla cultura e tiene tantissimo a questo patrimonio meraviglioso di teatri della regione, dei quali appunto il Teatro del Popolo rappresenta una delle punte d'eccellenza. Tutto per offrire appunto il meglio di quello che la scena teatrale offre in questa stagione, tanto più una stagione che rappresenta la vera ripartenza dello spettacolo dal vivo, che ha sofferto moltissimo in questi anni, e così come hanno sofferto i tantissimi affezionati spettatori. Allora, quest'anno è l'anno della ripartenza, per cui vogliamo che tutto sia bello, importante, perché vogliamo che la gente ritorni a teatro insieme agli altri per applaudire, per emozionarsi, per vedere tanti spettacoli e tanti personaggi come solo il teatro sa fare, proprio lì dal vero, ecco, dal vivo, come si dice. Una stagione di 7 spettacoli che naturalmente poi saranno arricchiti anche da moltissime altre iniziative per tutte le età, dai più piccoli ai più grandi. Una stagione che comincerà il 27 novembre per concludersi il 31 marzo, con artisti, registi, testi di altissimo livello. Cominciamo subito con Lino Guanciale e Francesco Montanari, che sono due grandi attori sia della televisione che del cinema, ma soprattutto due grandi attori anche teatrali. E poi abbiamo Lello Arena, abbiamo Enzo De Caro, abbiamo Lunetta Savino, Claudio Bisio, e Andrea Pennacchi, abbiamo Giobbe Covatta, Maria Cassi e Leonardo Brizzi. Insomma, ci sono tanti spettacoli per ogni spettatore, diciamo che ognuno può trovare lo spettacolo che gli piace. In più abbiamo anche la musica, un grande galà lirico in onore di Borsò, che è un tenore di Castel Fiorentino, festeggiamo i 100 anni dalla nascita, e poi abbiamo Irene Grandi, inizia proprio il primo spettacolo che facciamo, Irene Grandi, il concerto Io in Blues con le sue canzoni.
canzoni in chiave blues e jazz e anche i suoi miti dai Blues Brothers in poi. Per noi le attività culturali di questa comunità sono un valore straordinario e per questo noi ci interveniamo volentieri e con grande, diciamo così, interesse e forza. Non è un caso che qui accanto al teatro sta nascendo una nuova struttura museale finanziata dalla banca e dal suo ente, perché per noi, perché poi diventerà un tutt'uno, per noi stanno diventando, sono degli obiettivi primari. Con una particolarità importante per il nostro pubblico, i prezzi dei biglietti, degli abbonamenti sono rimasti ancora invariati grazie al sostegno dei nostri enti fondatori e di tutte le attività economiche che appunto sono al nostro fianco da anni. È stato un grande sforzo, ma abbiamo voluto farlo per essere veramente accessibili e inclusivi. Sono particolarmente contento che il Teatro del Popolo anche quest'anno abbia saputo allestire un palinsesto all'altezza della sua qualità e di ciò che ci aspettiamo ogni anno dalla stagione di Castelfiorentino.